12 articoli della Costituzione definiscono i principi fondamentali, cioè i valori ai quali si devono uniformare le leggi della Repubblica. L'articolo 1 afferma che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Esso stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei modi e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica in cui il potere politico deriva da una libera competizione che si realizza attraverso il suffragio universale, le libere elezioni, il pluralismo dei partiti, la regola della maggioranza, la tutela delle minoranze e dell'opposizione, la separazione dei poteri, il riconoscimento delle libertà dei cittadini e, in particolare, della libertà di espressione. L'articolo 3, al primo comma, stabilisce il principio di uguaglianza formale, cioè senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali degli individui davanti alla legge. E al secondo comma, il principio di uguaglianza sostanziale. La Costituzione attribuisce allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio effettivo del diritto di uguaglianza anche attraverso le azioni positive, cioè quei trattamenti differenziati che favoriscono i soggetti più deboli. Parte seconda. Ordinamento della Repubblica. La seconda parte spiega nel dettaglio quali sono le istituzioni della Repubblica, come funzionano, da chi sono composte, come sono elette, quali funzioni hanno.